più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Allora, cominciamo a conoscere da vicino, se non tutti, almeno molti dei ragazzi che sono arrivati in finale. Allora, Gloria, intanto, raccontami il tuo percorso, come sei arrivata fino qui? Diciamo che la mia passione per la lirica è nata da quando ero molto piccola, ascoltando i cartoni animati della Disney o i film in cui c'erano anche motivetti musicali lirici. Io pensavo, ma cos'è questo mondo? Che cosa stanno cantando? E quindi mi sono avvicinata piano piano al mondo della lirica e a mia madre andavo a dire: mamma, voglio cantare come le signore che urlano. Quindi penso di urlare abbastanza ora. Senti, cosa porti in scena questa sera? In questa sera canto un'aria sconosciutissima nel repertorio italiano, infatti è di un compositore brasiliano che è Carlos Gomes, l'opera Il Guarani, e canterò Gentile di cuore. La tua selezione come è cominciata per arrivare qui stasera? Cioè le tappe precedenti che sono, insomma, che hanno anticipato il discorso di stasera? Diciamo che è stata anche, a parte la mia scelta, ma anche fortuna. Ci vuole la bravura, ma anche tantissima fortuna per arrivare in finale. La prima aria che ho cantato è stata la prima scena di Sonnambula, e alla semifinale l'aria da Gavotta di Manon di Massenet, e Regniamo nel silenzio di Luce di Lammermoor. È stato abbastanza ansioso, impegnativo, ma sono molto felice di essere arrivata qui in finale. Allora, intanto grandi in bocca al lupo, naturalmente ci sono tanti altri volti da conoscere. Secondo te perché ti dovrebbero votare una cosa? Perché sono giovane, non lo so. Bellissime ed elegantissime, oltre che molto brave. Lili, tu da dove arrivi e come sei giunta sino a questa serata? Allora, io sono dalla Norvegia, ma nata in Russia, e comunque sono metà russa, metà norvegese. Arrivo da Milano, ho un maestro a Firenze, e allora arrivato a Roma per vincere questo concorso. Mi trovo veramente molto molto bene, perché è un concorso ben organizzato, bel fatto, in un posto meraviglioso, non c'è niente di più da dire. Tanti tanti in bocca al lupo per tutti i concorrenti. Lili, sei giovanissima, possiamo dire quanti anni hai? Sì. Sì, 29. Molto giovane la nostra Lili. E cosa porti in scena questa sera? Allora, porto il mio personaggio preferito, diciamo così, e sarà la Rosina di opera di Rossini, Il barbiere di Siviglia. Noi vediamo l'ora di poter ascoltare alcune note. Io spero che avremo modo di documentare qualche scena girata, naturalmente, mentre vi esibite. Un'ultima cosa, che cosa ti aspetti da questo concorso? Vincere sì, ma la serata non finisce qui. Il mondo che ti si pone davanti è grandissimo, quindi il tuo sogno nel cassetto, Lili. Il mio sogno vincere in questa vita, per stare sul palcoscenico più grande in questo mondo. E la cosa più bella in questo concorso è che ci saranno tanti direttori artistici del tutti i teatri mondiali, importante per noi cantanti giovani. E allora sono in una grandissima speranza di un futuro successivo. Bravissima, diciamo Lili, così. Grazie mille. Yuri, tu che cosa ci canti questa sera? Io canto Nemico della Patria con Andrea Chenier. E da questo concorso che cosa ti aspetti? Oh, una domanda molto difficile. Cantare è mia passione. You know, I enjoy every time when I get to sing, and this is just another opportunity to sing in front of the public. So that's that. Va bene, lui ama cantare, ama stare a contatto col pubblico, e quindi questa sera spera veramente di divertirsi stando col suo pubblico. Grazie Yuri, grazie, ciao.
Oltre che la magia del canto, è anche una sfilata di bellezza e di eleganza. Guardate che belle le nostre interpreti. Allora, intanto cominciamo proprio a chiederti che cosa porterai in scena questa sera. Questa sera canterò l'aria della Zia Principessa da Suor Angelica. E ho fatto il concorso appunto sia per i premi che per i miei ruoli. Subito il primo giorno mi è stata chiesta Zia Principessa, seguita da un'altra aria che era il Sansone Dalila. Successivamente ho cantato nella semifinale I Promessi Sposi di Ponchielli, l'aria della Monaca di Monza, e questa sera riproporrò l'aria della Zia Principessa. Senti, per quale motivo una giuria come quella di stasera, fatta di personalità davvero eccellenti, dovrebbe votarti o preferirti rispetto agli altri concorrenti? Dimmi, ecco, tre caratteristiche nelle quali ti senti molto forte. Beh, è una domanda molto difficile, perché siamo tutti veramente bravi e il concorso era a un livello veramente veramente alto. La chance che potrei avere in più è il fatto di essere un mezzo soprano quasi contralto, e ce ne sono molto pochi, e la mia strada sicuramente più lunga e più difficile, perché le voci scure sono molto più difficili da curare e bisogna avere molta intelligenza sulla scelta del repertorio da fare, che non sia troppo pesante, e bisogna prenderlo con le pinze, come si dice, no? A volte dire anche di no quando ti propongono cose che ancora al momento non sono adeguate al percorso. Senti, è molto faticoso comunque alla tua età avere un allenamento tale costante, no? Per avere poi dei risultati d'eccellenza, o riesci a far coincidere comunque quella che è la tua vita al di là del canto con il canto stesso? Cioè, è possibile una convivenza di queste due vite parallele poi, tra l'altro? No, sta sempre diventando sempre più difficile, perché si sta tanto tempo via, un po' per produzioni, per concorsi, e tante cose purtroppo a casa si perdono, si spiega, non so, non è che non vi voglio più bene, che veramente non ci sono fisicamente, e però insomma appena si può si torna a casa. E questo è molto bello. Allora, tanti in bocca al lupo anche a te per questa sera e grazie per questa nostra intervista. Grazie. Siamo in compagnia di Giuseppe Tommaso, al quale chiediamo naturalmente così a caldo le sensazioni prima di entrare in scena questa sera per la grande finale. Una grande emozione, come tutte le volte che si fa un concerto. Io personalmente, tutte le volte che sono dietro al palcoscenico, penso: come faccio a stare lì dietro al palcoscenico? Perché è più bello stare davanti. Ma dopo che si è cantato ci si accorge che chi fa questo mestiere, oppure dopo tanti anni di studio, è proprio bello stare lì a cantare per il pubblico e cercare di dare qualche emozione, prendere emozioni e darle. Senti, tu di dove sei e quando hai iniziato, soprattutto come? Perché non capisco se vi scatta a un certo punto un meccanismo o ce l'avete già dentro da sempre. Io sono di Lecce, vengo dalla Puglia, ho iniziato nella doccia a cantare, come tutti cantano, no? Poi ovviamente i familiari ti indirizzano un po' verso lo studio, tu scopri la tua passione pian piano, ascoltando, frequentando i teatri. E è iniziato così, insomma, cantando in casa, ascoltando gli altri cantanti nei dischi, e allora si comincia a imitare un po'. Poi la passione viene fuori facilmente quando è una passione. Quindi è una questione di sentire qualcosa che viene subito fuori. Ecco, allora, la prima cosa che farai quando arriverai sul palco, sentirai che il palco è sotto i tuoi piedi, vedrai il pubblico, ecco, prima di cominciare, quell'istante prima, non so, esiste un modo... Esiste, io chiedo aiuto a Dio tutte le volte che canto, perché è la cosa più importante, la voce non siamo dei jukebox, no? Ci basta mettere la monetina e si può cantare, quindi c'è sempre qualcuno che ci ha dato questo dono, noi l'abbiamo ricevuto e dobbiamo cantare rendendo grazie a questa forza che ce l'ha dato, questa divinità, se vogliamo dire così. Lo sai che anche Albano Carrisi dice questa cosa? Però lui si rivolge alla Madonna, è una cosa particolare, quindi, che avete in comune voi pugliesi, mi permetto di dire. Ma chi crede, chi ha una fede cristiana, che credo che lo pensino tutti. Senti, ultima cosa, in che brano, cosa ti esibirai questa sera? Io canterò Ecco Ridente in Cielo dal Barbiere di Siviglia, di Gioachino Rossini. Questa scelta perché?
la scelta del repertorio è personale. Ovviamente noi candidati presentiamo una rosa di possibili arie, poi sceglie la commissione in base alle nostre qualità, alle nostre caratteristiche che hanno ascoltato durante il concorso. Grazie, un forte in bocca al lupo davvero. Grazie. Spaziamo dalla Russia al Brasile, siamo in compagnia di Camilla, che è elegantissima e molto bella, e alla quale chiedo che cosa la porta qui questa sera, con quali emozioni sei arrivata a questa finalissima? Io sono molto contenta, molto, perché anche mio nonno è italiano e mia famiglia sta qui, è la prima volta che loro vanno a prendere mia voce, ascoltarsi. Io sono molto molto felice, emozionata, sempre sono grata a Dio per tutto. Camilla, tu sei a Roma da quanti giorni? Io sono qui per 7 giorni, sì. E oltre ad allenarti, hai avuto modo di visitare la città? Che cosa ti ha colpito maggiormente, sia di questo gruppo di concorrenti che della città? È la seconda volta che io sono qui, ma io sono andato a Piazza di Spagna per rilassare un po'. Piazza Navona, e Barberini, Fontana di Trevi, che mi rilassa molto, io posso ispirarmi il mio pensamento. È bello, quindi trovate anche il modo di stare insieme ma anche di rilassarvi nonostante che ci sia un po' la tensione della gara. Ecco, ti volevo chiedere intanto ogni quanto ti alleni per essere sempre pronta, e soprattutto quanto costa allenarsi a livello di fatica, fatica fisica? Molto, perché è come quando siamo in un concorso di canto, siamo sempre molto attenti a tutto, e l'istrumento, quando siamo a parlare, se qualcosa non sta bene già siamo tensi, è molto difficile perché tutti secondo è una preoccupazione, ma la vita di cantante è così, è sempre un stress, ma vale la pena molto, perché questi secondi che siamo in palcoscenico è una cosa tan meravigliosa che è tutto vale la pena, sì, è molto, molto gratificante. Bene Camilla, noi ti facciamo dei bocca al lupo veramente di cuore e complimenti anche per il tuo italiano, brava. Sì, sì. Siamo in compagnia di Giuliana, alla quale chiediamo da dove arriva. Arrivo da Taranto, direttamente dalla Puglia. Oh, straordinario. Senti Giuliana, cosa porti in scena questa sera? Questa sera canterò O quante volte o quante, da Capuleti e Montecchi di Bellini. Allora, avete vissuto insieme con questi ragazzi un'esperienza meravigliosa, questi giorni a Roma, veramente incredibili. Diciamo, che cosa ti lasceranno dentro il cuore? Innanzitutto una ricchezza emotiva, perché cantare sapendo che una grandissima cantante come la Casolla mi guarda e mi ascolta con tantissima attenzione, poi tra l'altro questo è davvero molto importante per le carriere dei giovani cantanti, i nuovi cantanti. Poi diciamo che non si sa come andrà, non lo so. Però stasera, ecco, la cosa che mi è sembrata importante, e ne ho parlato anche con tutti gli altri ragazzi, è che al di là del premio in denaro avete una tale visibilità che anche i ruoli sembrano diventare più vicini. Sì, credo anch'io, e anche il fatto che tanti direttori artistici ci hanno sentiti. Questo è un... Io dico che anche se non vincerò, parlo per me, credo che questa esperienza mi sia servita proprio come audizione per un sacco di teatri e che sarà, diciamo, buono per il futuro, speriamo. E noi te lo auguriamo con tutto il cuore, bravissima. Ciao.